Signore, grazie. Gloria a Gesù. Vogliamo proseguire il nostro studio con l'aiuto del Signore. E come avete visto nel titolo della locandina, eh, tratteremo questo argomento non tanto semplice che nelle nostre Bibbie ha un titolo che è scritto la caduta di Babilonia la grande, sono eh, è un titolo appunto che viene preso dal contesto del capitolo 17 del capitolo 18 del libro dell'Apocalisse. Non, non vi leggerò i due capitoli perché sono abbastanza lunghi, eh, però voglio anche premettere una cosa: è una parte per me, eh, dal mio punto di vista, è una parte della Bibbia o del libro dell'Apocalisse un po' particolare. Nel senso che ci sono varie figure eh, che si vedono in questo capitolo, anche se diciamo nel collettivo se ne capisce il senso, ma poi se si vuole scendere nei particolari diventa un po' difficile. Ora, noi non stiamo facendo queste parti qui a carattere esegetico, dove andiamo verso per verso a, a scrutare i significati, anche se. Secondo me a volte siamo un po' nel campo dell'ipotesi, in un'interpretazione un po' ipotetica, perché sono argomenti che, eh, come abbiamo detto, come parte profetica della Bibbia ancora si devono adempiere. Siamo sicuri e certi che si adempiranno, perché la parola di Dio è una parola che non cade a vuoto, come appunto c'è scritto, ma come sappiamo anche nella nostra vita le promesse del Signore sono uh, sì ed amen ma anche ciò che Lui ha uh, come dire il Signore ci ha, ha profetizzato attraverso la sua visione delle cose del futuro perché sappiamo che Dio è onnisciente e conosce anche le cose future ci sono state riportate però Sembra che a volte la parola di Dio parla un po' attraverso degli enigmi, un po' con queste figure e simbolismi. Però in tutto questo, eh, con l'aiuto del Signore, possiamo andare a trovare anche dei significati abbastanza interessanti e importanti eh, anche per questa serata, eh, anche per noi. E vogliamo chiedere al Signore comunque di parlare ai nostri cuori, anche se a volte sono questi argomenti che possono sembrare eh, da un lato a volte cruenti, i giudizi di Dio, eh, uno magari può dire, vabbè, eh, su cosa mi posso aggrappare e non voglio proprio starci sotto i giudizi di Dio. Eh, per, a noi come Chiesa cosa ci interessa? Non è la questione cosa ci interessa a noi come Chiesa. Sicuramente non vogliamo stare sotto i giudizi di Dio, ma perché noi siamo sotto la grazia di Dio, però a volte come notate ci sono alcuni versetti che comunque ci fanno capire e comprendere il carattere di Dio, la bontà di Dio, il piano di Dio, la volontà di Dio e sono magari anche un monito, un richiamo a coloro che in questo momento sono lontani dal Signore. Ora, eh, appunto, questa è una parte conclusiva eh, questa sera del, dei giudizi di Dio che sono descritti nel libro dell'Apocalisse e appunto il titolo è La caduta di Babilonia. Ora, è un, Babilonia è una città che noi eh, conosciamo nella storia, eh, appunto dai, anche dai testi biblici e pure testi extra biblici, e questo termine eh, è legato a una parola che è Babele o Babel che noi andiamo sempre a vedere nella Bibbia, se vi ricordate la storia della torre di Babele che viene costruita e questo termine significa appunto confusione. Ora probabilmente da quello che si può leggere appunto in tutto il contesto dei capitoli 17 e 18, probabilmente questa Babilonia di cui si parla qui, nella figura di questa donna che siede eh, su questa bestia, eh, probabilmente eh, potrebbe essere un'entità religiosa. Eh, vi do i miei motivi, non mi spingerò troppo oltre perché, vi ho detto, è, è difficile capire, cioè dare proprio dei dettagli in questi capitoli. Intanto eh, perché potremmo dire un'entità religiosa? Perché essa è seduta sulle acque, per esempio ci viene descritto, e siede anche su una bestia. E noi abbiamo già letto eh, nei capitoli precedenti che questa bestia che ha dieci, dieci corne e sette teste è quella che noi leggiamo nel capitolo 13 che sale dalle acque e quando dice che questa donna è, eh, siede sulle acque, le acque e la bestia sono la figura delle nazioni. Quindi vediamo che c'è questa distinzione tra le nazioni e, la, e questa donna che siede sulle nazioni. Quindi andrei a escludere che si tratta di una nazione quindi di un movimento politico perché non c'è relazione tra questa donna e le acque in un'entità simile eh, perché appunto le acque eh, o la bestia già sono figura delle nazioni eh, e la bestia è già giudicata come noi leggiamo eh, anche nel libro dell'Apocalisse eh, dell al capitolo 19 quando Gesù eh, tornerà dal cielo per eh, giudicare, abbiamo già fatto questo studio in precedenza, quando lui eh, libererà Israele, ma giudicherà anche le nazioni, giudicherà il falso profeta, giudicherà l'anticristo. Quindi escluderei questo. E, e poi per alcuni particolari molto interessanti, per vedere questi particolari interessanti, visto che si parla di una donna, eh, voglio fare dei paragoni con la chiesa perché anche la chiesa nella parola di Dio è, viene vista come la figura di una donna eh, sapete benissimo che quando si parla della chiesa del Signore specifico la chiesa del Signore eh, visto l'argomento dedicato eh, cominciamo a capire che non si parla né della chiesa evangelica Né della Chiesa Cattolica, né della Chiesa dei Testimoni di Geova, né della Chiesa, non lo so, ortodossa, forse luterana. Cioè l'etichetta qui non c'entra niente. Come dico sempre, l'etichetta è solamente come il cognome quando una persona ti deve cercare a casa tua. Allora, come dire, è inutile. Che, che uno mette interno uno, due, tre, quattro, cinque 6 uno dice: Ma dove devo citofonare? Chi sei? Chi non sei? Ecco, il, il postino viene, trova Killemi. Bene, devo citofonare qui. Nella cassetta della, della posta, metti dentro. Ma io non sono né Killemi né Filippo. Io sono una persona umana. Appunto. Poi il nome non è che ha caratterizzato eh, come dire l'essere una persona umana. A Filippo glielo potete mettere pure al canarino il nome. Cioè, questo non lo fa diventare una persona. E se per sbaglio qualche genitore bizzarro che ne so, mette Lessi a suo figlio non diventerà un cane, cioè il nome è solo un'identità perché quando uno ti chiama ti devi girare. Ma non è così nella Bibbia quando si parla di chiesa, che quindi uno, come dire, eh, chiesa, beh, voglio essere anch'io la Chiesa del Signore, voglio essere anch'io una chiesa, no, quando si parla di chiesa del Signore. Quindi la Chiesa di Gesù, la Chiesa che appartiene al Signore, ci sono delle caratteristiche che non sono di etichetta. Non è perché se uno tiene una, come dire, una targa, eh, un'immagine, qualcosa che fa riferimento a una denominazione, allora è Chiesa. Non è così. Ma la Chiesa sono tutti coloro che sono stati rigenerati dallo Spirito Santo e sono stati imbiancati dal sangue di Cristo Gesù. Se vi ricordate quando abbiamo letto anche nel libro dell'Apocalisse, quando eh, Giovanni vede questa moltitudine di salvati. Eh, la risposta è appunto questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, essi hanno lavato le loro vesti, hanno le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello, non, non c'è scritto questi sono quelli che escono dalla chiesa, dal locale di Vierico Martini, di Crema o che so io, da quale via di qualche altra città, escono da un edificio, c'è scritto Chiesa Evangelica Adi piuttosto che, non lo so, Chiesa dei Fratelli, eccetera, eccetera. Non si parla di questo, ma essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio. Ecco un'altra caratteristica per essere chiesa: l'adorazione, la lode, la preghiera, quando si sta davanti al trono di Dio. E poi c'è il servizio e lo servono giorno e notte: non la domenica mattina al culto, non il martedì allo studio, non il venerdì alla preghiera. Ma il Signore si serve giorno e notte, nel senso, attenzione, non sto parlando del servizio, scappo di qua, scappo di là, faccio un bene questo, si intende giorno e notte che noi abbiamo questa comunione continua con il nostro Signore, il nostro sposo, non è che noi siamo al culto e accendiamo la comunione, finisce il culto e la spegniamo, uh, arriviamo al culto, siamo sposa. Eh, usciamo dal culto non siamo la sposa andiamo al culto siamo la chiesa usciamo dal culto non siamo più la chiesa eh, non è così i credenti coloro che sono stati lavati rigenerati imbiancati stanno davanti a Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio e ovviamente non si parla di un tempio quindi di una struttura ma si parla ovviamente di quello che noi siamo, il tempio dello Spirito Santo, e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. E quindi, proprio si vede la mano di Dio, la grazia di Dio che si estende eh, sulla Chiesa. Poi, le conseguenze eh, benefiche da parte di Dio: non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più eh, alcuna arsura. Eh, perché l'agnello che in mezzo al trono li pascerà, li guiderà alle sorgenti delle acque della vita e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Quindi questa perfetta comunione. Non abbiamo letto di nulla che è legato a una denominazione e quindi non di una denominazione né negli anni 2000 e neanche quelli ai tempi di Giovanni. Già Giovanni. Ovviamente quando c'era l'Apocalisse era ben distante diciamo, dalla risurrezione di Gesù, può darsi che erano già passati anche una quarantina o cinquantina d'anni, forse anche una cinquantina d'anni. E... Delle denominazioni forse potevano anche nascere, qualcuno Giovanni poteva, essere, poteva anche scrivere tutti coloro che hanno ascoltato la predicazione degli Apostoli, quindi faceri, facendo riferimento agli Apostoli o a Paolo o a Barno o a qualcos'altro. No, si fa riferimento esclusivamente a un'esperienza che si intreccia con la persona di Cristo Gesù. E quindi la Chiesa è paragonata, la Chiesa del Signore è paragonata alla sposa, la sposa di Cristo. Gesù è lo sposo la chiesa e la sposa e vi voglio fare appunto tre punti di paragone tra la chiesa e questa donna la chiesa viene definita la sposa di cristo quindi la moglie dell'agnello è scritto in apocalisse al capitolo 21 che dice appunto così poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Gloria a Dio, alleluia. Coloro che non si vogliono unire a Cristo Gesù non possono essere sposa o moglie. E ovviamente solo una mente che è rigenerata dallo Spirito Santo può capire quello che sto dicendo. Che non sono le grandi sciocchezze, scusate, buffonate che vengono dette o a volte nella televisione attraverso dei libri che Gesù... Eh, si era unito a quella donna o chissà cosa vogliono scoprire, non c'entra niente in tutto questo, ma quasi sta parlando di qualcosa che è così profondo da un punto di vista spirituale, che soltanto quelli che hanno piegato le ginocchia davanti a Dio e che hanno chiesto di far entrare la presenza di Dio nella propria vita, e possono dire come l'Apostolo Paolo, come è scritto nella Bibbia: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me possono capire perché la parola di Dio si esprime, che noi siamo la sposa e la moglie dell'agnello. È qualcosa di veramente profondo e intimo, che solo veramente chi ha realizzato questo nella propria vita può comprendere. La donna invece è chiamata prostituta. E c'è una differenza, vedete? La sposa, la moglie. Quando viene chiamata la chiesa la sposa, la moglie, Significa che non è contaminata, ma una sposa che è pronta al matrimonio e un, si sta per unire in matrimonio al proprio sposo e quindi non è una donna, quella donna, quella sposa non è contaminata. Oggi spendiamo una mezza parolina. Oggi non so se l'abito bianco, e scusate un po', non voglio fare note polemiche o critiche parlo per i credenti, però se il mondo coglie anche non gli fa male. Spero che più avanti andremo, che il vestito da sposa non sia un vestito di carnevale, dove mi sono vestita da sposa, perché l'abito bianco una volta ci aveva un significato, oggi non si sa più che significato ha, che siamo moderni. Quando la ragazzina di 13 anni mi deve fare l'esempio se a 15 anni una ragazza rimane incinta. Allora dice ma dove stiamo arrivando? Ma dove sono i valori? E ricordiamoci che noi nel 2000, 2020, 2030 possiamo arrivare, pure nel 3000 possiamo dire tutto quello che vogliamo. Dio, la sua chiesa, che non è stata, non ha fornicato non ha commesso adulterio con le cose di questo mondo, viene chiamata sposa, ma la donna che si è data alle varie nazioni, si è ubriacata, si è prostituita, si è, si è data a tanti, viene chiamata la prostituta, Questa è la visione, questo è il modo di vedere di Dio e queste sono, come dire, eh, le parole che Dio, gli attributi che Dio stabilisce per queste due figure, potremmo dire per queste due donne, una è la sposa che è pronta perché essa è vergine e quindi è pronta a unirsi al suo sposo, è una, è prostituta e questa è una differenza molto forte perché si è data ad altri dei e ha rifiutato Gesù. La figura di questa donna, che è figura di una moltitudine ovviamente, non hanno amato la verità, ma si è piegata a ogni richiesta dei popoli pur rimanendo in piedi. Avete capito perché la paragono a un'entità religiosa? Perché questo è solo il primo punto, ce ne sono altri due. Come vedete, questa figura qui è facile, come dire, c'è un richiamo nel paragonarla alla Chiesa. E la Chiesa non è un'entità Uh, politica ma un'entità spirituale quindi per forza di cosa questa donna deve essere un'entità spirituale e quindi un'entità religiosa poi un'altra cosa c'è scritto nella parola di dio eh, che giovanni dice e vidi la santa città la nuova gerusalemme scendere dal cielo da presto dio pronta come una sposa adorna per il suo sposo prende il nome di una città la chiesa del signore la nuova gerusalemme questa donna prende il nome invece di Babilonia. Anche lei ha un nome di una città, ma non è Gerusalemme. Gerusalemme significa pace, città di pace. Babilonia è una città di confusione. Perché in questa donna regna la confusione, in questa entità religiosa regna soltanto la confusione. Perché regna la confusione? Perché non si è piegata alla verità? Perché non si è piegata alla parola di Dio? Perché non ha predicato la parola di Dio, ma probabilmente ha messo avanti le tradizioni, ha, messo, ha mescolato la parola di Dio con il paganesimo. E sono convinto, non perché ce l'abbia con qualcuno, ma è sempre un richiamo al ravvedimento: che questa entità religiosa ha a che fare con questa parola. Non è un'entità religiosa che non ha a che fare con la parola di Dio. Io credo che questa è un'entità religiosa di cui parla la parola di Dio. Che ha avuto in mano la Bibbia la parola, perché dico questo? Perché questa è la verità. E se tu la verità la mescoli con le cose pagane, con le bugie, con le tradizioni, con l'idolatria, con la religiosità, tu mescolando la verità con queste cose, allora sì che puoi essere definita una prostituta e una città di confusione perché hai mescolato queste cose. Se fosse un altro libro non potrebbe essere una, una, una città che ha fatto entrare la confusione, si è data ad altre cose. Ma questa probabilmente è un'entità appunto che ha rifiutato di essere una nuova Gerusalemme e ha preferito abbracciare la confusione, si siede sopra i popoli e si piega davanti ai popoli e va secondo il disegno e il cuore di questi popoli. E poi infine leggiamo che la Chiesa, è ehm, la Chiesa eh, si poggia a come fondamento Cristo Gesù. Sapete che Gesù è paragonata a una pietra e Gesù disse a Pietro e agli apostoli eh, su questa pietra parlando di se stesso. Io edificherò la mia chiesa. Perché dico che non si riferiva a Pietro, ma si riferiva a Gesù quando Gesù ha detto e su questa pietra io edificherò la mia chiesa? Perché? Perché Pietro non è il primo papa? Perché Pietro l'ha detto. Pietro stesso, quando prende quelle parole, nella sua lettera dirà che questa pietra, che è preziosa, è il fondamento della chiesa è la pietra angolare dove si fonda tutto l'edificio non ha scritto nella sua lettera ricordatevi che Gesù ha detto che io sono la pietra dove tutto l'edificio si deve fondare su di me no ma sulla confessione che Pietro fa tu sei il Cristo il figlio di Dio su questa confessione che continua ad essere annunciata per migliaia di anni in questi due millenni la chiesa del Signore si fonda. Quindi la chiesa si poggia su Cristo, mentre questa donna siede sulla bestia, il suo fondamento è la bestia che appunto sale dall'abisso ed è questo suo fondamento sarà l'ultimo governo mondiale. Poi una cosa che notiamo che Giovanni vede la donna in un deserto cioè in un luogo privo della benedizione spirituale, senza vita divina, mentre altri che la guardano rimangono meravigliati. Sembra una persona. Sembra questa figura, come viene descritta la donna, era vestita di porpora, di scarlatto, adornata d'oro, di pietre preziose, di perle, in mano aveva un calice d'oro, pieno di abominazione, dell'immondezza e della sua prostituzione. Sembra che ci sia ricchezza in questa figura. Pietre preziose, un calice d'oro, i vestimenti. Ma Giovanni la vede in un deserto proprio perché dal punto di vista spirituale è una persona povera. Perché tutte queste ricchezze probabilmente vengono dalle nazioni, vengono da tutto quello che sono stati negli anni, nei secoli, eh, questo accumulo di ricchezze tra le nazioni, tra i popoli. Ma dal punto di vista divino è una donna lasciata lontana dalla presenza di Dio, lasciata nel deserto, quindi priva della vera ricchezza che si ha in Cristo Gesù. Ora, alcuni commentatori, appunto, sono dell'idea che questa rappresenta una religione storica e diffusa in tutto il mondo. Intanto anche per i suoi vestimenti. Abbiamo letto porpora scarlatto, figura della lussuria e della magnificenza di Roma. La porpora era generalmente impiegata per i paramenti reali. Lo scarlatto era un colore che denotava magnificenza. Questo abbigliamento è in contrasto con la veste di lino fino che è il vestimento dei Santi. Vi ricordate: il vestimento di lino fino risplendente e puro della sposa. Questa è ha, come dire, la sua immagine e somiglianza. È quella degli imperatori romani, dei re Romani, della ricchezza romana. Mentre il vestimento della Chiesa è di lino fino risplendente e puro, quello che Cristo ha preparato, ha designato per la Chiesa, che sono le opere dei Santi, l'ino fino puro. Gloria a Dio, alleluia! E la differenza di questi due abiti sta anche nel fatto che quello della donna proviene da una manifattura umana quella della sposa da una manifattura divina gloria a Gesù alleluia noi sappiamo che quando siamo stati rigenerati da Cristo Gesù lo leggiamo anche in questa figura bellissima nel libro di Zaccaria al capitolo 2 di Giosuè il sommo sacerdote che era macchiato quando poi l'angelo del Signore dice appunto toglietegli gli abiti di dosso e rivestitelo questo è qualcosa che solo Cristo Gesù può fare. E gli abiti che mette il Signore nel nostro corpo, eh, in tutto il suo essere, corpo, anima e spirito, intendo, e non mi riferisco al corpo in senso fisico del termine, perché questi abiti ce li siamo messi noi, ma intendo le opere che fa il nostro corpo, ovviamente, noi siamo stati rivestiti di un, come dire, di, di un vestimento. Che non ha preso solo lo spirito, o solo l'anima, o solo il corpo, ha preso tutto quanto perché il corpo si fa condurre dal Signore, come lo spirito si fa condurre dal Signore, pure il corpo si fa condurre dal Signore. Noi non diciamo e con lo spirito vorrei fare, però il corpo mi fa fare un'altra cosa. Quindi lino fino sono le opere dei santi, gloria a Dio, Alleluia. Ma questo lo può fare soltanto il Signore, perché se lo fa l'uomo, gli va a finire come Adama ed Eva, due foglie di figo. Alla fine bastava uno svolazzamento di, te, di, di vento che si vedeva la propria vergogna. Invece la nostra vergogna non si vedrà perché la vergogna se l'è caricata Cristo Gesù alla croce e quindi il vestimento ce lo mette il Signore su misura. Perfetto, ci sta benissimo, gloria a Dio, alleluia. E copre la nostra, ha già coperto, gloria a Dio, anche la nostra vergogna, ma è carica anche di opere meravigliose che il Padre ha preparato per noi. Mentre questa donna... Eh, si veste così perché si vedono appunto quali sono le sue opere, eh, le sue idolatrie, i suoi furti, le sue ab abominazioni, i suoi omicidi. Eh, e poi eh, dice appunto, e adorna d'oro, di pietre preziose, eh, questa è una religione che nei secoli si è arricchita, ha ammassato ricchezze ed è in contrasto con la sposa di Cristo che ha una corona d'oro sul capo. Vi ricordate che è scritto nella parola di Dio che quando noi incontreremo Gesù, Gesù ci metterà una corona sul nostro capo. Vi ricordate la figura anche dei 24 anziani che hanno una corona? Ma non si parla di tanti, no di tanti, di nulla, non si parla né di collane, orecchine, braccialetti, orologia, tutte queste cose, non si parla mentre questa è carica, carica di, di pietre preziose, è, è proprio in contrasto con una figura che è sobria, che è quella della sposa. Ma anche una cosa molto interessante è che la sposa di Cristo nei secoli non ha accumulato ricchezze. Questa entità religiosa nei secoli è padrona di tante cose, di tante ricchezze, vedete come li ha accumulati: porpora, pietre preziose, eccetera, eccetera. Questa donna riceverà una corona d'oro perché la chiesa del Signore non si è preoccupata su questa terra di arricchirsi. Perché ha guardato il cielo e sa che la sua ricchezza proviene dal cielo, non ha bisogno di arricchirsi qua. Fratelli, noi non abbiamo bisogno di accumulare. Perché tutto quello che accumuliamo comunque rimane su questa terra, non ce ne facciamo nulla, rispetto a quello che Cristo ha preparato per noi. Gloria a Dio, Alleluia. Signore, vieni presto. Amen. Gloria a Gesù, Alleluia. Ti vogliamo incontrare. Ci verrebbe da dire ti vogliamo sposare, concludere questo matrimonio meraviglioso. Gloria a Gesù, Alleluia. Per la, viene giudicata per la persecuzione che ha fatto nei secoli. Ai credenti, perché dice: era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Questa è un'entità religiosa che ha eh, ucciso eh, molte anime, eh, ha ucciso eh, molte persone che seguivano Gesù e sono diventati martiri, e così ci dice la Scrittura. Poi infine si parla. Eh, di questa donna che siede su questa bestia che ha sette teste che sono eh, sette monti come ci dice la scrittura e anche sette re eh, ora qualcuno ha ipotizzato che questa figura dei sette colli dei sette monti eh, potrebbe essere la figura della città di Roma che si dice appunto che è fondata su sette colli e qualcuno presuppone che questa religione potrebbe provenire dalla città di Roma. Io vi ho detto prima, non voglio azzardare, lasciamo tutto nelle mani del Signore. Però una cosa è certa, che chi prende in mano questa parola e la contamina con le cose pagane, con le cose di questo mondo, sicuramente credo che è paragonata a una prostituta, che mescola, si mescola, si mescola tante cose e questo il Signore stesso ci dà un monito ci dà un avvertimento non va bene perché si passa poi sotto un giudizio e questo giudizio di cui parla la parola di Dio e eh, prima che avvenga questo giudizio eh, c'è sempre quella voce divina che vuole avvertire Infatti, dice al capitolo 18, versetto 4 e 5: Dice: Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: Uscite da essa, perché sta per arrivare il giudizio. Ma prima che cade il giudizio, c'è l'avvertimento: Uscite, uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. È probabile, fratelli, che questa entità religiosa non abbia una storia di duemila anni, sta proseguendo in questi duemila anni, ma chissà se proprio non potrebbe cominciare anche dalla confusione di Babele, se non forse comincia con Caino e Abele, dove Caino, per eh, religiosità, potremmo dire, compie il primo gesto di omicidio e c'è davanti il primo martire della fede perché abele è un uomo di fede perché abele sacrificò per fede mentre caino era soltanto una persona religiosa sicuramente dietro c'è un mondo spirituale che guida tutto questo e prima che avvenga il giudizio ecco che dio vuole sempre avvisare suona come dire una tromba dove sta, sta per avvisare che il giudizio è imminente quindi ti sto dando l'ultima possibilità, allora dice: uscite affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi perché si sono accumulati questi peccati. Dopodiché c'è il giudizio e dice la parola di Dio che questo giudizio avverrà tramite la bestia. Dio si userà della bestia per giudicare questa donna perché. Dice al capitolo 17, versetto 16, le dieci corna che hai visto e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Sì, Dio si può usare delle nazioni, l'ha sempre fatto, quando ha giudicato il suo popolo, l'ha fatto per mezzo appunto dell'impero babilonese. Quando, però, l'impero babilonese era arrivato al colmine e al colmo dei peccati, l'ha fatto con l'impero persiano. Non è che sempre ci voleva un esercito che era quello eh, di Israele. Dio si è usato anche di vari regni per giudicare. E in questo caso si servirà proprio della bestia di questo governo mondiale per giudicare questa donna qui, che prima si è arricchita proprio con queste nazioni, con questa bestia. Non sappiamo quale sarà questo conflitto fra queste due entità, cioè cos'è che fa scattare questa scintilla, ma sicuramente quando Dio eh, sa che il tempo è maturo, poi quando mette la sua mano, quando agisce Lui, nulla lo ferma, nulla lo può bloccare. Quindi Dio si userà di questo. E così si conclude il giudizio. Fratelli, io ho concluso con questa parte qui, eh, a Dio piacendo, eh, martedì prossimo eh, ritorneremo ai testi del Vangelo, sempre riguardando alcune cose che sono legate agli ultimi tempi, ma sono proprio le parabole che Gesù racconta, soprattutto nel Vangelo di Matteo, le cosiddette parabole escatologiche. Eh, e quindi con l'aiuto del Signore... Guarderemo quello e poi come ho detto sempre con l'aiuto del Signore, magari una serata la spenderemo per vedere un po' tutta la cronologia di quello che abbiamo detto, cioè un riassunto in, in una serata. Io quindi questa parte l'ho conclusa, ricordiamoci questa santa chiamata che Dio ci ha fatto. Noi siamo la sposa del Signore e come dice la parola di Dio, chi è puro... Continui a rimanere puro, a purificarsi. Chi è santo si santifichi. Fratelli, noi abbiamo ricevuto questa chiamata. Non ci voltiamo indietro e ce ne torniamo nel mondo e poi siamo paragonati poi a questa prostituzione, cioè dove ci si prostituisce. Vi ricordate quando Dio usava queste parole con Israele? Ti sei prostituita ad altri dei. Allora veniva il giudizio. Non giriamo le spalle. Gesù sta per ritornare. Gesù sta per adempiere le cose che ci ha promesso tutte quante. Fratelli, teniamo duro, teniamo, un po' come si dice, stringiamo i denti, teniamo i pugni duri, sono gli ultimi metri, facciamo questi ultimi passi. Ma a breve, fratelli, noi vedremo il nostro sposo, lo abbracceremo, parleremo con lui, lo ascolteremo, gloria a Dio, vedremo tutto quello che ci ha preparato, quello che ci ha preparato è eterno, e meraviglioso. Teniamoci stretti al Signore, amen. Gloria a Dio, Dio ci benedica. Grazie Gesù.